Ben ritrovati amici di calciomercato.com, oggi parliamo di Duván Zapata, perché l'attaccante dell'Atalanta sta per tornare protagonista dopo la Coppa America, una stagione che l'ho visto impegnato davvero su tanti fronti e con tanti gol a portare l'Atalanta in Champions. Però l'attaccante che è stato inizialmente cercato dal Napoli ed è sempre rimasto nelle idee del presidente De Laurentiis, come retroscena ha ricevuto anche una chiamata nelle prime settimane di giugno e anche in seguito da parte del Cholo Simeone, l'allenatore dell'Atletico Madrid, che non era ancora sicuro della permanenza di Morata e soprattutto di quella di Diego Costa. Erano due punti interrogativi per l'Atletico, adesso invece sono stati confermati. Ecco, in quel caso Simeone ha sentito direttamente Zapata, si è informato su di lui, è un attaccante che stima molto, ma ovviamente non è decollato il discorso proprio perché Morata è rimasto a Madrid e lo stesso destino aspetta anche con ogni probabilità Diego Costa. Duván Zapata però resta un protagonista dell'ultimo mese e mezzo di mercato, una valutazione da almeno 50-60 milioni, questo il prezzo fissato dal presidente Percassi, anche un avviso al Napoli, perché se volesse tornare sul centravanti colombiano dovrebbe poi andare a portare queste cifre all'Atalanta e non sicuramente uno sconto da attendersi dal presidente Percassi da qui alla fine di agosto.